Che confusione, eh? Sarà perché ti amo, dicevano i ricchi e poveri. Che confusione. Confusione incredibile societaria. Ci sono anche gli attacchi frontali che adesso ne parliamo. Buongiorno. Buongiorno, amiche e amici rossoneri. Buon giovedì piovoso a tutti. Uno può stare il 2 maggio col giubbottino addosso. Puoi stare il 2 maggio col giubbottino. Dovresti andare in giro, vabbè, io a maniche corte già ci vado. Dovresti andare in giro in maniche corte, ormai goderti il sole. Invece no, invece no. Che schifo di tempo, ragazzi. Che schifo di tempo. Bene, vi ricordo comunque che oggi alle 13 parte il nuovo format ACM Style On Air. On Air. Tutti i giorni, quindi dal lunedì al venerdì c'è un palinsesto. Lunedì e venerdì ci sono le due live rispettivamente di quelli della 104 e Salotto Rossonero. Martedì, mercoledì e giovedì nel pomeriggio ci sarà comunque aggiornamenti, notizie sul Milan. Non ci sarò io martedì, mercoledì e giovedì molto probabilmente, a meno che non mi libero dagli impegni, ma ci saranno Gabriele, ci saranno Ivan, ci saranno Luca, Alex, insomma tutto il mio gruppo di collaboratori girano intorno, vi terranno sempre aggiornati, faranno 40 minuti, un'oretta insomma di live per fare compagnia e parlare di Milan. Quindi aggiornamento costante da lunedì alla domenica su questo canale, 3 video al giorno e più live da lunedì al venerdì. Cosa volete di più, ragazzi? Cosa volete se non iscrivervi al canale, se non mettere i pollicioni e se volete anche abbonarvi per sostenere quello, il lavoro che facciamo. Detto ciò, dicevo, a parte la confusione, c'è un continuo e costante attacco frontale, addirittura non me lo aspettavo. Comunque anche Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, comunque ha avuto da esprimere la sua opinione a riguardo, e attacca anche il Milan, perché poi dice che comunque la Gazzetta, dopo aver dato per fatto Lopetegui, alla fine rincula e dice che la rabbia dei tifosi ha convinto la società a cambiare idea. E se questo fosse così, sarebbe anche preoccupante che una società si fa condizionare da un tifo nelle sue scelte economiche, politiche e societarie, no? È normale, sarebbe comunque preoccupante. Non possiamo raccontare, ma il tifoso comunque non ci hanno mai cagato fino a ieri, non vedo perché oggi dovrebbero comunque calcolarci. Io questo è quello che penso, no? Oppure la Gazzetta ha detto un mare di cavolate e si è palesemente sbagliato. Però se riflettete un attimo, se fosse stato Marotta dell'Inter ad annunciare Lopetegui o a promuovere comunque Lopetegui, i tifosi secondo me avrebbero reagito con più fiducia. Non so, ho questa sensazione. Ma questo è un indice del fatto che comunque siamo abbastanza scottati da quello che ci hanno proposto fino adesso e quindi non ci fidiamo più. La verità è che noi non ci fidiamo più. Ok? Questa è la verità. Il tifoso rossonero non si fida più di questa gente. Come è vero che la maggior parte dei tifosi, anche della Juve, vogliono cambiare allenatore perché sono certi, siamo certi che qualsiasi venga possa fare meglio di questi allenatori, nel nostro caso di questo allenatore. Poi se sarà vero o meno, il futuro, ragazzi, ce lo dirà. Ma più importante del nuovo allenatore sono sicuramente 2 o 3 acquisti mirati, ok? Sono 2 o 3 acquisti mirati e di qualità. E di qualità, questo è fondamentale. Voi però se prendete ad esempio, parlando sempre di scelte allenatore, prendete De Laurentiis, no? Che dopo aver cambiato 1000 allenatori e aver provato sulla sua pelle che un allenatore non vale l'altro, perché dopo Spalletti c'è stato il buio totale, cosa fa lui? Punta deciso su Conte, lasciamo stare Pioli. Comunque ha puntato, la sua prima scelta assoluta è Pioli, è Conte, scusatemi. Cosa vuol dire questo? È un presidente comunque che capisce le necessità, ma soprattutto, ragazzi, che vuole vincere. Questo è importante. Un presidente che ti punta su Conte è un presidente che sta cercando quantomeno di provare a vincere. Non invece siamo lì a titubare fra Fonseca, Pierpaladino,
Thiago Motta forse, ma no, rimane Pioli, ma no, andiamo a prendere quello francese che non conosce nessuno, no? C'è quella... Ah, ma c'è anche Van Bommel che allena bene, no? Io sono convinto che il dado è tratto. Sono convinto che la scelta è già fatta e ci hanno illuso che il Lopetegui hanno cambiato idea per fare un favore ai tifosi. Perché non credo che adesso a maggio non sappiano ancora quale sia il futuro. E ci siamo dimenticati poi di De Zerbi, ragazzi. De Zerbi che sta tornando in auge. Voi pensate a cosa ci stiamo attaccando perché... Ah no, De Zerbi, ha detto sì, apre al Milan, probabilmente viene lui. Semplicemente perché ha fatto... ha risposto a una domanda di un tifoso durante un'intervista, presentava qualcosa... E gli hanno chiesto, ci sono state tante speculazioni sul suo futuro, qual è l'impatto che ha avuto sulla tua motivazione, sulla tua squadra, potresti cambiare veramente? E lui semplicemente risponde, io fin quando mi alzo felice la mattina sto bene, ma allora non vedo perché devo andarmene, se un giorno non sarò più così me ne andrò, boh, fine. Abbiamo preso De Zerbi, è sicuro, 100% arriva al Milan. De Zerbi per adesso sta bene al Brighton, ragazzi. De Zerbi sta bene in Premier e secondo me ci starà ancora a lungo. Venire qua in una situazione così sgangherata, in una situazione di un campionato sgangherato come il nostro, dove c'è povertà economica, dove non si riesce comunque a tirar su niente, dove non si riesce a far costruire uno stadio, dove non si riesce a far crescere i giocatori giovani, lì è un altro mondo, ragazzi. Ma sarebbe un folle De Zerbi se venisse qui, sarebbe veramente un folle. È nel pieno della carriera, perché deve fare un passo indietro in questo momento? Allenare nel campionato italiano è fare un passo indietro, ragazzi, è fare un passo indietro. Conte lo fa il passo, sta qui perché Conte ha già detto, deciso più volte che vuole stare in Italia, questo è poco ma sicuro, quindi la scelta ci sta. Ma De Zerbi è nel pieno della carriera, De Zerbi vuole ambire a qualcosa, ma come giusto che sia. E secondo me non verrà, ma scordatelo proprio. Ripeto, l'hanno già scelto, ne sono convinto, ma non ce lo dicono. Non ce lo diranno fino a quando non sarà il giorno giusto, corretto. Però, staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. E fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzuoli belli. Intanto io continuo a lavorare, sempre comunque Forza Milan. Noi come sempre ci sentiamo più tardi. E mi raccomando, alle 13 la live ACM Style on Air. A dopo, adieu.